Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Queste vivono della loro acqua, quindi noi dobbiamo cercare di non mettere mai acqua qui. Questo a questo momento l'abbiamo pagato questo sulle 4.000. Al chilo. Caviale andiamo intorno alle 2.000 al chilo, perché ovviamente è un caviale d'allevamento. Il caviale è quasi sparito, purtroppo c'è stato un abuso dello storione, quello selvaggio, per cui adesso si trova un allevamento molto buono. L'Italia, tra l'altro, secondo produttore al mondo dopo la Cina. Io spero che molti ricchi spendano molti soldi, che è un modo di rimettere in circolo. Forse in Italia succede poco, c'è un criterio, la ricchezza è vista come possesso e non come piaceri esistenziali, no? C'è questa cosa dei risparmi, un po' cattolica, forse giusta, ma però se uno guadagna molto, per me dovrebbe spendere molto, proprio come funzione sociale. È chiaro che se tu ti mangi un etto di caviale, sul conto arrivano almeno a 3.000. Sembra che la Francia, l'industria più redditizia sia quella del lusso. Il lusso rende molto, perché si vendono prodotti minimo numero, però a prezzi elevatissimi. Se noi italiani riuscissimo a fare più sistema come marchio Italia, cioè se io devo vendere qualcosa all'estero ci vuole un modo rapido e veloce. Se io amplio la mia azienda che posso produrre, che ne so, i piennoli del Vesuvio, è chiaro che lo devi vendere a un prezzo, perché sennò Ma guardi, gli asiatici spendono, anche gli inglesi sono un popolo che spende. I russi pure spendevano molto, sì, però in modo meno colto, ecco, questo voglio dire, perché sì, c'è la ricchezza, mangi, bevi, però non c'è quella, come dire, cultura del cibo che va oltre al mangiare una cosa buona, ma c'è un'idea di anche di percorso degli ingredienti. 1250 a testa, ecco com'è. Ci fa mangiare un Rolex? È uno dei suoi classici. Qual è il conto più alto che ha consegnato a un cliente? A ogni commensale? Beh, guardi, io penso sulle 2000-2005, adesso non mi ricordo, perché in poche non li faccio questi conti. Mi mancano, tra l'altro.